Azzaroth della Tana dei Goblin, benvenuti a una nuova puntata di The Goblin Show. Vi ricordo subito questa volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e stasera siamo qui con un nuovo ospite, questa sera un altro autore di giochi da tavolo, ovvero Luigi Ferrini. Ciao Luigi. Ciao, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento e a tutti quelli che ci seguiranno in differita a partire da domani. A partire da stanotte. Allora, Luigi, io ti ho presentato come stanotte, ti ho presentato come autore di giochi da tavolo, però tu sei anche un diciamo, presidente, il grande capo del miglior gioco inedito di Lucca Comics and Games, se non sbaglio. È una giuria che si occupa di preciso di cosa? Allora, tanto gli utenti come autori di giochi, questo depone non molto a favore del programma, perché vuol dire che stai proprio raschiando il fondo del barile chiamandone come autore, però diciamo che la parte relativa a Lucca Comics and Games è il concorso del miglior gioco inedito che esiste ormai più di, non mi ricordo da quanto, faccio figuraccia subito per cominciare. Fin da quando il gioco, cioè da questi 10 anni, tra l'altro ho vinto io 2 volte questo concorso nelle prime edizioni, da quando è E stato quindi è per quello che rimpostato, poi ti hanno preso è una come storia un po' lunga, presidente dopo sarebbe averlo vinto. magari interessante da raccontare, ma magari se c'è tempo lo facciamo più tardi. E il punto è che a un certo punto è stato deciso di fare un salto di 2 anni fa, è stato fatto una partnership con Da Vinci, che è ancora partner da allora, e con la versione del gioco. Mentre prima il gioco in concorso era libero, diciamo, che veniva presentato in fiera e fatto provare alle cavie che giravano per Lucca Games, possibile fare una cosa del genere. È diventato un bando più stringente, quindi sono giochi di carte, giochi di doppio mazzo oppure ma aggiunta di pedine e dadi. Leggo dalla chat che l'audio fa schifo, perfetto, e questo è quello che ci passa il convento, speriamo bene. No, ma Ecco, si capisce dalla comunque. chat Simone Sorrentino, che è un altro membro della giuria, suggerisce che con Da Vinci dal 2004, quindi sono 15 anni, 16 anni quest'anno, che abbiamo qui sulla libreria indietro alle mie spalle vedete che c'è in questo punto qui tutta la fila dei vincitori, in quanto appunto il gioco. Qui è composta da Immagino, quindi. figure neutrali, diciamo, più un po' di membri di Da Vinci e un po' di membri di Lucca Comics and Games che ogni estate a leggere i regolamenti, testare e spararsi un po', perché spesso i giochi da provare non sono bellissimi. Però è Ho vero che capito, ho capito. Beh, ce ne sono anche di molto belli. cioè, in genere, insomma, un vincitore pubblicabile c'è sempre, ecco. Sì, c'è sempre. A volte magari serve un po' di sviluppo, ma questo è normale, qualunque gioco Sì, richiede sviluppo. Sono immagino pochissimi, forse che due o tre. poi che i vincoli sui materiali siano anche proprio per, come dire, per rendere il gioco facilmente pubblicabile, insomma, senza troppi problemi. Sì, certo, questo ovviamente anche perché c'è un budget, e quindi quello deve essere veramente il costo di fare le 1.000 o 2.000 copie, mi sembra, che vengono realizzate e un po' vengono distribuite da Vinci, un po' vengono utilizzate dalle promozionali. Diciamo che il concetto è che per rendere pubblicabile con il budget che c'è, materiali devono essere ovviamente stringenti, quindi il doppio mazzo oppure un mazzo singolo, però con alcuni bit.
quindi pedine, un dado, cose del genere. E come, diciamo, come parametri, come vi regolate per sceglierlo? Avete... Allora, i parametri sono così fatti, sì. No. Cioè è un gioco di carte, quindi non può essere, cioè non voglio, a noi quello che non ci piace sono i giochi che piacciono, i giochi da tavolo. Non ci piace che in questo concorso vengano presentati giochi da tavolo mascherati da gioco di carte, perché okay. È forzare all'interno di un prodotto che, per quanto possa essere bello, non è calzante, fuori tema, diciamo, fuori tema per il concorso. Uno può presentare... Quindi magari uno che ti usa, non so... Sì, sì, no, magari uno che usa 20 carte per costruire un tabellone affiancandole l'una con l'altra, un po' questo, a volte vi sarete trovati, esatto, magari. Esatto, okay. Non è, diciamo. È vero che in alcuni casi il fatto che il tabellone sia fatto di carte, in realtà a volte è necessario che sia fatto di carte, di tenerlo conto, è un gioco in cui si compone un tabellone di carte perché viene man mano consumato dai giocatori. Quindi in quel senso ha un senso. Ha senso. Diciamo così, sì, 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 certo. Carte, allora va bene, se vengono utilizzate come qualcos'altro, allora già va un po' meno bene. E poi l'idea va è bene, che il gioco di carte debba essere un gioco di carte in stile un gioco, quello che deve essere un gioco di carte vero e proprio, cioè non pensiamo a neanche a Bang, che è un'eccezione, diciamo. No, che è un'eccezione nei giochi di carte, è un regolamento molto lungo. Quindi noi mettiamo 10.000 battute, sì, 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 certo. Sperando che ne arrivino di 5.000 i regolamenti, in realtà ne arrivano di 15.000. Chiaro, chiaro. E non 10.200. Sì, comunque il team della giuria è molto, molto competente. Ci sono Silvano Sorrentino, che è già prima, Giorgio, che è Deus Ex Machina del concorso dal punto di vista di Da Vinci, e poi abbiamo anche tutti i collaboratori, Andrea Parrella stesso, eccetera, da parte di Luca Comics and Games, che sono ormai veterani dei giochi nell'analisi, analisi, sviluppo e scelta di giochi. Allora, passando oltre al concorso, veniamo invece ai tuoi giochi, a quelli che hai pubblicato. Dunque, diciamo, il gioco, come dire, che ti lancia nell'Olimpo dei game designer è The Golden Ages. Lo cito per primo, che viene pubblicato con Ergoludo e poi viene localizzato anche all'estero con la Queened, con la Stronghold. Se non sbaglio, avranno anche due copertine differenti, vero? Sì, allora è stata fatta un'operazione un po' particolare, perché Ergoludo ha subito ceduto i diritti, veramente, sì, forse quella lì spalle si vede. Io mi sa che ho quello della... Ce l'ho lassù nell'angolo. È quello lassù in cima e credo che sia della Tilt. Ma vabbè. Sì, questa è la versione Queened, quella la vedo dalla posta, la riconosco. Un attimo, anche la versione. Ecco, sì, questo qua è quello un po' più conosciuta forse come copertina, questa. Quella lì della Ergoludo probabilmente è quella un po' più conosciuta, dicevo, come copertina. Sì, sì, sì. Mentre quello della Queened. In Spagna e Schwerkraft Verlag in Germania. E, dunque, okay. È stata una cosa un po' particolare, perché Ergoludo ha come stile, diciamo, di pubblicazione quello di produrre giochi da autori conosciuti o meno. E poi cercare partnership per la realizzazione all'estero, quindi diciamo che appunto facendo uscire l'edizione italiana insieme all'edizione della Queened con la copertina diversa, perché la Queened, come forse
chi ci ascolta saprà, ha la sua linea, come si chiama, Masterpiece, qualcosa del genere, in cui ricopertina tutti i giorni. Infatti è, c'è il numero poi della... Sì. Tanto vero che sulla... Com'è andata con questo gioco? Il Vano Sorrentino... Scusate, intanto vedo sulla chat sì. Che si vanno sentiti i superati, stanno discutendo gli ascoltatori anche a leggersi i messaggi perché ci sono un sacco di informazioni aggiuntive sì. Che adesso però è inutile stare a ribadire a voce. Non ti ascoltano più, parlano per i fatti loro, diciamo. Sì, vabbè, è normale. No, com'è andata con questo gioco? Perché comunque... Diciamo il... Beh, il gioco è andato bene perché è andato bene, non ho tirato altissimo con l'italiana, però comunque è tutta esaurita, così come l'edizione quindi che è evaporata, e il struggle dell'anno successivo ha fatto la sua esperienza insieme all'espansione, che è uscita anche in italiano, in spagnolo, in tedesco. Sì, quindi, sì, sì. È andato piuttosto bene. Però... Ci ritorneremo poi su The Golden Ages perché poi ne voglio parlare, diciamo, in maniera più estesa all'interno dell'argomento di giochi di civilizzazione. Però adesso, tornando un attimo ai tuoi giochi, tu hai fatto anche tanti giochi più piccoli. Io sono andato un po' a vedermi su Board Game Geek, Moby Dick, Old Everything, Black Skull, Black Skull Island, Out, No Global. Allora, beh, Out è un gioco sulla scorta. Ho scritto anche giusto. Il gioco bonsai. Sì, sono bonsai, quelli... Quelli promozionali di Da Vinci. Sì. Che veniamo fatti per un certo tempo. E Moby Dick è uscito sempre per Da Vinci. È un gioco per, diciamo, feste di tanti bambini. E Black Skull. Ma alla fine ti diverte di più creare questi giochi un po' più veloci, un po' più per famiglie, o alla fine comunque la soddisfazione che hai avuto con The Golden Ages e con Zagor, che citiamo tra poco, è stata maggiore? E sono due cose diverse, sviluppare qualunque tipo di gioco perché mi diverto a giocarli fondamentalmente, quindi anche a svilupparli. È vero che un gioco più semplice generalmente richiede meno lavoro, quindi te ne fai qualcosa di sensato. È vero che magari certi giochi di questo tipo tendono a sfuggire un po' dal radar dei giocatori che sono più, sono una fascia di pubblico. Qua suggeriscono che Black Skull Island sia un grosso, direi io, però sì, lo è, anche che sia un gran bel gioco. Sì. Le illustrazioni di Maddalena Markowska, questa illustratrice polacca, è veramente brava, gli danno anche perché stanno a livello visivo. Il gioco è divertente, è un giochino divertente, non è niente di... non vi aspettate un gioco GM. È un gioco che comunque scala da 2 a 9, quindi è pensato per divertirsi in gruppo. Quindi senso va giudicato. E invece a Zagor, come ci sei arrivato a fare l'autore di Zagor? A Zagor ci sono arrivato di Zagor perché. Perché per un'idea dell'editore, quindi il signor Argoludo, Alessandro Lanzuisi, a un certo punto è provare a fare un gioco in partnership con la Bonelli, il e ha chiesto a Bonelli un personaggio su cui lavorare, è stato fatto, e alla fine abbiamo concordato che Zagor fosse la soluzione migliore, perché Zagor evoca avventura, evoca gioco, e tutte le sue, molte delle sue storie sono già pronte. Ricordo che una volta ho anche scritto un'avventura per D&D ispirando a un episodio di Zagor, quindi tratta di... è molto semplice.
cioè, molto semplice trarre fuori esperienze ludiche da quel tipo di narrativa, perché Zagor è un'abitazione fantasy, perché Zagor incontra gli alieni, incontra il Vannari, incontra varie dimensioni parallele, cioè, oltre a combattere i classici indiani, pirati e simili, no? Quindi è proprio perfetta l'idea. E da qui sono coinvolto René Orsini, che ci sta seguendo il chat in questo momento, come esordiente, diciamo, non conoscevamo quasi. L'editore ci ha fatti lavorare insieme, abbiamo scoperto una sinergia mai vista prima, effettivamente lavoriamo bene a farlo adesso. Quindi, Lavorate insieme perché siete bene, perché siete complementari o perché siete molto simili nel Siamo lavorare? complementari. Genio, visto che e lui è uno sguattero, però insomma, no, in realtà siamo complementari perché abbiamo esattamente le competenze speculari, in cambio viceversa. Lui è un ottimo sviluppatore, riesce a trovare spesso i difetti che ci sono nelle meccaniche. Insomma, è una persona con cui si lavora davvero bene. Infatti, stiamo lavorando ancora a altri progetti. Uno in Proposito di meccaniche, particolare è il. vai, 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 vai. No, No, finisci, finisci. no, vai, vai, finisci, finisci. Va bene. No, dicevo, a proposito di Dicevo meccaniche, che un. è vero cioè, c'è un lag che ci fa impappinare. Possiamo usare la mano Siamo. per chiedere la parola. No, dai, finiamo un secondo il discorso su Zagor. Dico, a proposito di meccaniche, è vero che Zagor magari ti fornisce quante storie vuoi, però poi ci devi mettere le meccaniche sopra. Voi avevate tirato fuori anche qualcosa di simpatico e tutto sommato adatto anche al target, senza risultare banale come quella gestione di Zagor. Allora, il discorso del target in realtà è stato oggetto di molte riunioni di discussione. I giocatori di Zagor non sono giocatori. Spesso sono anche un po' là con l'età, perché non. Ci sono anche i direttori giovani, ovviamente, però buona parte sono oltre 50 anni. E quindi alla fine ci siamo detti, ma in fondo chi se ne importa, facciamo un bel gioco. E abbiamo cercato di fare un bel gioco, quindi. Non abbiamo fatto il giochino tanto per tirare fuori un qualcosa che piacesse soprattutto a noi e che fosse interessante anche per i giocatori. Tu l'hai provato, Zagor? L'hai giocato? Sì, ho giocato una partita, Una partita, vabbè, esageriamo. E, vabbè, hai visto Ah. quindi che si tratta di un gioco. Vabbè, è un American Sì. classico, le cooperazioni funzionano abbastanza bene, cioè. Abbiamo trovato un buon compromesso per fare in modo che non sia possibile dentro il gruppo. Al massimo uno può A mandare evidentemente tutto a fare Ramengo. collaborazione. Esatto, che poi il problema della serie di collaborazione è quella, no? Che quando uno sta perdendo Sì, rovina la partita. sì, sì, sì. È difficile Sfascia. capire se uno sta vincendo o no, quindi diciamo che ci interessava creare un gioco che avesse anche una certa componente di strategia e fosse divertente anche per un giocatore. E io penso che lo sia, quindi lo gioco sempre volentieri. Sicuramente, sicuramente. E adesso mi hai detto che la tua collaborazione con Daniele Orsini continua perché state creando un nuovo gioco che pronuncerai tu. Stiamo creando diversi nuovi giochi in realtà. Ok. Uno di cui non posso parlare minimamente, cioè, mi piacerebbe tanto dirvi rivelarvi, ma se lo faccio il direttore mi taglia le mani e qualcos'altro. Quindi diciamo che probabilmente nel 2021-22, immediata, imminente. Invece è di uscita imminente nei prossimi mesi un party game, quindi un'altra cosa completamente diversa. È un party game che va da 2 a 10 giocatori, sul quale non vi dico tantissimo, magari vi faccio vedere qualche immagine. Perché, allora,
Nei prossimi mesi intendi già Essen? Non so rispondere a questa domanda, mi spiace. Ah, ok. Se non è Essen, sarà subito dopo, insomma, penso. Ok. Penso. Poi bisogna chiedere all'editore perché chiaramente è di sua competenza. No? Diciamo, l'editore, scusa, ce lo puoi dire? L'editore è sempre Ergoludo. Sempre Ergoludo. Ergoludo, ok. Che Ensemble, quindi... appunto in questa... si butta in questa nuova avventura del party game, perché crediamo anche noi. Le illustrazioni sono state realizzate da una giovanissima illustratrice molto molto brava, perché ha fatto la copertina di Muse, che è un gioco che è uscito per Asmodee, che si chiama Daniela Giubellini, di Parma, e ha illustrato un po' di giochi di ruolo. E questo gioco qua, che... Se adesso mi condivido un po' di immagini, ho avuto l'autorizzazione. Te l'ho già condiviso, vai Luigi, vai pure, allora, si vede già la prima immagine. Allora vedete, questo è un paesaggio bucolico, le immagini fanno da sole, è veramente molto brava. Non ci puoi dire ovviamente, sì, ci hai detto che è un party game, diciamo, non ci puoi dire di più. Non vi posso dire troppo di più. Vabbè, il fatto che scali da 2 a 10 che... è un, diciamo, un punto di forza che ci fa molta soddisfazione, è fatto un po' per riuscire a bilanciarlo, però le carte sono così come avete visto, quindi non ci sono altri elementi sopra, non è un gioco narrativo e non è o di colpo d'occhio, ecco, è cosa. Ok, allora lo aspetteremo. Diciamo così, ci siamo ispirati a un altro gioco che uscisco, ci è piaciuto e abbiamo pensato che l'idea che c'era la base poteva essere meglio, cioè non meglio, diversamente sfruttata. E per fare una cosa un po' diversa, appunto, e vediamo di esserci e vediamo come funziona questo ensemble. Va bene, e il titolo chi l'ha scelto così in francese? Il titolo una cosa che vedo dai commenti, non è un gioco alla Dixit, quindi no, non c'è niente. Dunque, non è un gioco alla Dixit, abbiamo pensato un po' di titoli, io ho detto Ensemble, Daniela ha detto Together, io ho detto bello Together, lui ha detto bello Ensemble, perché ognuno di loro ha il titolo dell'altro. Comunque alla fine, okay. Di più, anche se nessuno pronuncerà bene nel mondo, nessuno scriverà bene, però... Sì, anch'io prima della diretta stavo dicendo l'ho sbagliato, inglesizzandolo immediatamente, quindi te l'ho fatto poi dire a te apposta, perché non... Va bene... Ascolta Luigi, torniamo un attimo a The Golden Ages, torniamo un attimo ai giochi di civilizzazione. Ci torniamo anche alla luce delle ultime uscite. Ora in questi giorni c'è un gran parlare di Tapestry, di Jamie Stegmaier, della Stonemaier Games. C'è stato un meme oggi che ha scatenato diverse reazioni, insomma, più o meno positive. E è un gioco che diciamo sulla carta potrebbe tranquillamente bissare il successo di Wingspan, forse anche qualcosa di più, perché almeno dalla lettura del regolamento mi sembra un gradino superiore a Wingspan come complessità, anche se rimane veramente molto molto semplice, molto basico, tant'è che ad esempio in questo Tapestry ci sono solo 2 tipi di azioni, fondamentalmente avanzare in una delle 4 scale di progresso, chiamiamole così, e poi un'altra azione che neanche mi ricordo, francamente. Perché, e
E poi l'interazione sulla mappa, io ho visto, è molto, molto astratta, cioè metti dei pippoli che sarebbero la tua espansione, quando c'è il pippolo di un altro glielo puoi buttare giù, non ci possono stare più di due pippoli su ogni esagono, l'altro si può rialzare, insomma è una cosa molto, molto, molto astratta, però ovviamente Stegmeier non è uno sprovveduto, diciamo, ha lanciato questo gioco in maniera molto, molto intelligente, ha fatto dei materiali superlativi, tant'è che il prezzo di lancio del gioco è poco meno di 100 euro, l'ho visto oggi in prevendita 98 e 90, una cosa così. E si è tenuto, quindi ha fatto questi materiali fantastici, le casette predipinte, sono dei 18 mi pare, 18 edifici predipinti, grossi, che poi anche lì nella tua capitale è una specie di griglia in cui devi andare a riempire le varie caselle, man mano che le riempi prendi punti un po' tipo Sudoku, cioè se fai le colonne o le righe prendi dei punti, è una cosa molto astratta anche in quel caso. L'ha lanciato anche in maniera molto furba per quello che riguarda le varie civiltà, perché non le ha chiamate egizi, greci, romani e così via, ma ha chiamato i leader, gli scienziati, cioè diciamo ha dato una cosa come così, molto, molto generica, si è tenuto molto, se vogliamo, politically correct anche da questo punto di vista. The Golden Ages. E perché ti parlo di Tapestry? Ti direi, allora potevi invitare Jamie Stegmeier. No, perché Tapestry si va a collocare in quel segmento di giochi di civilizzazione nei quali, secondo me, The Golden Age rappresenta ancora tutt'oggi il gold standard della tipologia, no? Perché se da una parte abbiamo Through the Ages, Clash of Cultures, Nations, ci sarebbe da discutere, e dall'altra abbiamo invece giochi di civilizzazione molto veloci, non so, 8 Minute Empire, The Flow of History, cioè dei filler che hanno un po' come sfondo il tema della civilizzazione. In mezzo c'è tutto un terreno estremamente ampio e fertile in cui hanno tentato nel tempo di inserirsi diversi giochi. Alcuni secondo me fallendo abbastanza clamorosamente, del caso personalmente per me di Nations, poi magari lo approfondiamo un discorso, e altri riuscendoci più o meno bene, penso anche a Storia di Marco Pranzo, che era uscito super giù quando era uscito The Golden Ages, e poi The Golden Ages stesso, che aveva al suo interno un sacco di belle idee e soprattutto manteneva il giusto equilibrio tra quella che è la durata, diciamo, di un gioco di civilizzazione, la complessità che deve sviluppare nei vari aspetti questa tematica, e al contempo anche una certa agilità di gioco e appunto una durata tutto sommato che rimane sulle 2 ore. Ecco, da dove hai ripartito tu per sviluppare The Golden Ages? Quali altri giochi su questa tematica ti piacciono, e diciamo, non so, che caratteristiche dovrebbe avere secondo te un gioco di civilizzazione oggi per il pubblico moderno? Allora, è una bella domanda, molto complessa tra l'altro, perché vabbè, io parto un po' più lontano, perché in realtà parto da Civilization, da quello che pure è lunghissimo e è difficilmente distillabile in un gioco da tavolo. Diciamo che da molti dei giochi che hai citato, penso a Through the Ages, sicuramente Through the Ages riesce per esempio a riprendere lo spirito del gioco per computer, ma solo in parte, perché senza mappa, e anche tutta la parte di combattimento, di guerra, finisce per essere un'astrazione, se vogliamo. A me piaceva invece fare un gioco che avesse creato una serie di vincoli, di problemi di realizzazione, perché chiaramente un gioco con la mappa richiede l'attacco diretto, e io ho performazione, quindi è una cosa che digerisco un po' male. D'altra parte, a me
i giochi di civilizzazione mi piace soprattutto l'albero tecnologico, quindi mi piace molto l'idea di sviluppare la propria moda teatro. Quindi ho provato a fare questo, con la mappa modulare che inizialmente era molto alla carcassa, ho voluto avere la definitiva, aggiungendo mano dei pezzi, ecco, se... altri e capendo dove era che si poteva distillare. Se permetti, la spiego un attimino questa cosa, perché è interessante, perché la maggior parte di tutti gli altri giochi che abbiamo nominato o sono appunto senza mappa, come Through the Ages o Nations, hanno diciamo poi delle carte territorio, ma appunto sono solamente carte, non vanno a comporre nessun tipo di mappa. Oppure molte volte rischiano di astrarre molto la mappa, penso a Patch History, per esempio, che ha dei quadrati colorati, ma anche lo stesso Sid Meier Civilization, il primo, sono degli esagoni, sì, con la montagna e così via, però è tutto, diciamo, molto, molto astratto, anche con una scala un po' strana, perché, per esempio, Civilization, la scala sembra quella di un singolo territorio con vari paesaggi, non quella di un mondo, diciamo, no? Oppure ci sono non so, il vecchio Advanced Civilization, oppure c'è il nuovo Era of Tribes che uscirà ora a Essen, che hanno la mappa invece già fissa, quindi c'è l'Europa generalmente, o l'Europa, il Medio Oriente, quello che è lì, però la mappa non è da esplorare, cioè manca la componente esplorativa di un gioco di civilizzazione. The Golden Age invece riesce ad avere sia la componente esplorativa, ma nello stesso tempo mantenere una mappa molto concreta, tant'è che mi ricordo che mettendo i pezzi in un certo modo poi si crea effettivamente la mappa la mappa del mondo, del sì, mondo, addirittura dell'Europa. Del mondo. E, fra l'altro, la mappa del mondo è pensata in maniera un po' eurocentrica, cioè che tutti i territori di Europa, Africa, Medio Oriente, diciamo dell'Asia più vicina a noi rispetto a Giappone, eccetera, un po' più estesi rispetto alle Americhe, all'Australia, perché diciamo che recupera un po', vuole provare a mettere in gioco il mondo diventa più piccolo. E quindi se inizialmente tutto quello che esplori, le distanze sono più lunghe, dopo man mano che le tecnologie diventano più evolute, la navigazione, il volo, eccetera, le distanze diventano più piccole, anche le nuove scoperte sembrano più piccole. Comunque, un Ecco che lavoro poi di durante. No, dicevo, durante la personaggio. partita, ovviamente è difficile creare così, la mappa del mondo, praticamente è impossibile, però viene fuori una mappa comunque con dei territori, dei mari coerenti, ed è molto particolare, ecco, Anche delle come meccanica. fiuti, comunque vedi la scandale sulle coste dell'Africa, insomma, diciamo che sono dei giocatori compulsivi che vogliono ricreare la mappa del mondo e quindi giocano male apposta per fare la mappa del mondo. Conosco anche gente così. A costo di perdere, ho capito. Sì. Dopodiché, i giochi di civilizzazione si compongono, come hai detto tu, di un albero tecnologico, o comunque di un albero di progresso che va a toccare un sacco di argomenti, diciamo, va a toccare un sacco di branche. E quindi, per esempio, se in Through the Ages la cultura è quello che poi dà i punti finali, perché li dà praticamente solo la cultura, oppure in Clash of Cultures la cultura è trattata in modo molto particolare. In Clash of Cultures tu costruisci delle città con dei vari pezzi, diciamo dei vari edifici, e oltre al classico attacco militare che tu puoi fare ai tuoi vicini tirando i dadi, esiste anche un attacco culturale per il quale trasformi nel tuo colore i pezzi di queste città. Questa è una cosa che ho sempre trovato interessante in Certo. Clash of Cultures, forse l'idea più particolare che hanno avuto, e poi non l'ho più trovata in nessun altro gioco, questa sorta di
di attacco culturale, che però, se ci pensi effettivamente, a volte, insomma, anche storicamente, è anche a volte più efficace di un attacco militare. Certo, ma sono tutte trovate che stanno nei vari sistemi del computer. Mi pare che l'influenza culturale che va a inglobare le città avversarie sia in Civilization 4, mentre sulla Ale sta nell'1 che nel 2. Ci sono l'età dell'oro sta nel 3 se non sbaglio, quindi sono tutte, diciamo, tematiche già viste da qualche parte sui giochi, poi distillare nei giochi da tavolo. Beh, ma poi certo, poi se a proposito di giochi per computer, se vogliamo considerare la religione come comunque un elemento culturale di una civiltà, io mi ricordo i vecchi preti di Age of Empire 2 che ti convertivano le unità, al principio è lo stesso, no? I preti infami di Age of Empires. È una cosa, la religione, i titoli, tutti i Civilization, ma anche in tutte le Age of Nations, tutto quello che è religioso in realtà viene visto un po' come molto simile agli stadi, cioè serve per rendere le persone felici. E ha solo l'effetto di aumentare la felicità o delle cose. Io, a me non piaceva questo modo di gestire la religione. Beh, anche molto originale. Mi ricordo che questi tessere che si espandono, che prolificano, no, all'interno del regno. Spiegala un attimino come l'avevi gestita. Il meccanismo è questo: praticamente, quando tu diciamo, scopri una religione, quindi prendi una carta cultura che ti dà uno sviluppo tecnologico e religioso, diciamo, che in realtà non è una tecnologia, ma diciamo, uno sviluppo culturale, un misticismo un po' più, diciamo, destrutturato, poi va sulla religione organizzata e poi sincretismi vari. E quando sviluppi queste carte, acquisisci questi token che ti danno punti se li vai a seminare, diciamo. E tu li semini quando fondi nuove città. Come semini nelle città, a fondare una città, una casella, diffondi le religioni che hai generato nelle città, nelle caselle adiacenti. Che significa che dove è diffusa, quella casella varrà un punto vittoria. Quindi chi controlla quella casella alla fine ha un bonus. E tu in quello che metti sulle caselle. Quindi c'è un doppio meccanismo per cui diventa anche più appetibile andare a conquistare un territorio che ha più religioso, astraendolo moltissimo a tutte le guerre di religione. Se vogliamo. Sì. In realtà la guerra è voluto, eh. In realtà la guerra è Certo. un'estrazione. Perché una cosa che non mi è mai piaciuta, neanche nel Civilization per computer, ma in generale in molti giochi di civilizzazione, è quella che si va su due leri. Da un lato c'è lo sviluppo tecnologico, l'espansione culturale, eccetera, la costruzione di edifici, di meraviglie che dura decenni. E dall'altro c'è il movimento tattico. Hai la tua legione che ci mette 90 anni per attraversare le caselle, si muove in uno spazio tecnologico. E questa cosa non ha, non ha, no. Quindi l'idea anche in Golden Age è quella di creare una guerra che sia una stazione, cioè tu nell'azione militare in realtà non è che fai un investimento economico, culturale, militare, tale che alla fine che, diciamo che ingloba al suo interno una famiglia di resistenza, eccetera, eccetera, fino a diventare un cambio di colore di una città.
Certo, sì, sì, e che ti fornisce tot punti vittoria, che era l'unico elemento, mi ricordo, aleatorio del gioco, perché potevi pescare un gettone da 2, da 3, da 4, da 5, se non sbaglio. Sì, però diciamo l'esito della guerra nel momento in cui era voluto. Anche questo era voluto, perché in realtà la guerra non è mai obbligatoria, non è che tu devi combattere per forza. Il rischio lo paghi nella randomicità del risultato. Che è dentro, cioè il fatto che la guerra è una fregatura anche per chi la fa, per chi la vince di solito. Questo storicamente è vero. Beh, sì, sicuramente. Diciamo che la guerra in questi giochi è sempre molto difficile da bilanciare anche proprio dal punto di vista meccanico, perché tu corri da una parte il rischio di eliminare qualcuno, magari se non regoli bene questi meccanismi. Per esempio in The Golden Ages puoi fare al massimo 4 guerre nel corso della tua partita, non puoi continuare a potenziarti sul piano militare. E dall'altro, la guerra consente in questi giochi di mantenere comunque quell'interazione diretta e anche se verosimile, anche simulativa, che c'è poi nei giochi di civilizzazione. Quindi i giochi di civilizzazione, diciamo, senza guerra, secondo me, sono un pochettino azzoppati dal punto di vista così del flavor, del tema che vanno a trattare. In realtà il problema principale è che se c'è la mappa ci deve essere la guerra. La storia dell'umanità è I confini che cambiano a seguito di guerre, quindi questo è proprio fisiologico. Se tu non metti la mappa, allora puoi estrarre anche il meccanismo bellico, come succede in Imperial, World Domination, come succede in Nations, eccetera. La guerra è un'astrazione, tu hai delle unità militari, sviluppi un esercito, in certo modo, e poi c'è un confronto bene, diciamo. Però avendo messo la mappa, la guerra è necessaria. Dovendo scegliere come farla, è diventato problematico, perché ci sono una serie di problemi, il classico problema per cui se un giocatore è attaccato e è indebolito, tutti quanti lo attaccano. Quindi sì, certo. Fare in modo che perda così punitivo, e infatti non lo è. Non lo è anche perché c'è un meccanismo di acquisizione delle risorse che non è a fine turno, ma le prendi nel momento in cui le conquisti. Ecco, questa era stata un'altra grande idea del gioco, cioè il fatto di eliminare praticamente tutta la fase di bookkeeping, che affligge poi anche capolavori come True the Ages in maniera pesante, ma anche altri giochi che abbiamo nominato magari in maniera minore, ma che è sempre presente. Alla fine di ogni round c'è sempre questa fase di mantenimento, di calcolo. Invece in The Golden Ages avevi proprio pensato a come poter eliminare questo mantenimento, praticamente acquisendo le risorse nel momento della conquista, e poi ti bastava, comunque l'economia del gioco era strutturata in modo tale da farti bastare questo tipo di acquisizione. Era questo. Tutti i giochi che citi sono in qualche modo figli di Sid Meier. Cioè, Sid Meier è un gestionale, è una città che sfrutta le risorse che ha viverte in vario modo. Al gestionale al quale si aggiunge la parte di sviluppo tecnologico, la parte di conquista militare, eccetera. Sta rimasta dentro, per cui diventa un gioco molto... la tendenza di questi giochi è quella in cui alla fine il compro motorino German di conversione delle acquisizioni. Perché poi il problema è che il gioco di Sid Meier è un videogioco, cioè una grossa parte della gestione dei calcoli te li fa il PC. Quando tu trasporti questo tipo di esperienza sul tavolo, devi sempre pensare che stai usando un medium diverso.
se tu hai 20 città, ognuna di queste produce, tu ti metti lì, le apri tutta una per una, in un singolo turno ci stai magari mezz'ora a cambiare tutti gli edifici, quello che producono, metti un omino di qua, un omino di là. Però sei da solo davanti al PC, non hai tre persone che aspettano. Però il ragionamento che ho fatto è questo, che storicamente non ha nessun senso. Perché andare a gestire sulle turni di 50 anni, un secolo, la gestione del singolo grano, del singolo pesciolino? Che beh, in realtà la risorsa che acquisisci, nel momento in cui la conquisti, cioè una nazione guadagna qualcosa quando si espande, quando va a conquistare qualcosa di nuovo. Che nel gioco non è guadagna l'accesso a quelle risorse. L'accesso a qualcosa di nuovo. Diciamo che poi quello che succede nella storia è che cambiano i flussi di mercato, eccetera, eccetera, per cui si raggiunge un nuovo equilibrio e serve una nuova espansione per avere nuove risorse da implementare. Se vogliamo un po' a proposito fare. Perdonatemi l'azzardo matematico. Se le risorse sono il modo di Golden Age di acquisirle, è un po' la derivata prima della funzione. Cioè, io le prendo il delta di quello che viene. Che viene no, è bellissimo il paragone, però. Vabbè. Questo è molto azzardato, dai. Te lo lascio per l'esercizio per casa. Va bene, va bene. A proposito di cose che si acquisiscono e che cambiano, un'altra cosa che si trova solo in The Golden Ages, fatta tra l'altro molto bene, è quella del cambio delle civiltà nel corso delle quattro ere di gioco. The Golden Ages è strutturato in quattro ere. Tu parti magari con i romani, con i vichinghi, insomma, no, vabbè, sì, con i romani, con gli egizi. Poi, quando arrivi al Medioevo, i vichinghi sono nella seconda tranche. Hai altre, praticamente, tre carte civiltà diverse per le tre ere successive e puoi decidere se mantenere la civiltà di partenza con il suo bonus specifico oppure se cambiare civiltà. Anche questa l'ho trovata una cosa molto, diciamo, verosimile pur nella sua astrazione, perché ovviamente poi i tuoi territori, i tuoi possedimenti, i tuoi monumenti rimangono gli stessi e tu magari appunto dagli egizi diventi un bizantino, ecco. Però comunque vai a giocare e puoi permetterti di andare a giocare con le civiltà che effettivamente fanno parte del periodo che stai giocando. E se, fa sempre magari un po' specie a un gioco partire con gli egizi, arrivare poi a fare la rete internet alla fine della partita e tu hai ancora l'immagine con Cleopatra e l'abilità, non lo so, di costruire le piramidi usando una pietra in meno rispetto al coso, ecco. Anche questa idea di cambiare in corsa la civiltà, come è venuta fuori? Questa è venuta fuori per il motivo che dici tu, cioè non mi piaceva il fatto che si piace con George Washington e l'altro partisse con Giulio Cesare e si incontrasse con loro. Rispetto a questa Sissi nell'antichità, ecco, questo mi dà un po' più fastidio. Ok, tanto gioco ci sono tutte le città del mondo seguono e si conquistano una con l'altra, no? È un gioco un po' diverso ovviamente perché non c'entra molto con questa dinamica. Tu vai a conquistare a fare ondate di espansione successive e con forza diversa. Mi dicono che non si sente niente e adesso stai laggando un pochettino di più. Mi ripeti il nome del gioco dove si cambiano civiltà continuamente? History of the World.
Ah, ok, Historia sì, de non Volta si de era la Baronin. proprio, non si era proprio sentito. Questa, cioè Mi viene in questa. mente anche Britannia. Britannia, sì, ma vabbè, anche Small World in realtà, se vogliamo, il Sì. meccanismo è lo stesso, è vinci, insomma, tutti questi giochi di questa famiglia. L'idea di fare invece una civiltà che cambia è una cosa un pochino diversa, perché è vero che in questo caso è lo stesso possedimento della città precedente, però è anche vero che nella storia le civiltà hanno cambiato nome. I bizantini Ah, sono beh. nati sulle cenere dell'impero romano, e se lo mai è talmente Sì. normale. E magari risulta un po' strano se diventano aztechi, però alla fine chi ci dice che gli No, aztechi debbano insomma, essere per non è... forza vissuti lontano dai romani? Questa a qualcuno non mi va, poi divento mongolo e poi divento spagnolo. Ma non c'è problema, puoi mantenere gli egiziani fino alla fine del gioco, perché poi il gioco ti dà anche questa possibilità. In fondo, Sì, se non vuoi cambiare l'opportunità che il gioco ti civiltà, dà è la quella mantieni. di spostare la tua capitale quando cambi civiltà. Quindi quando tu cambi civiltà, E qui. sposti la tua capitale su un'altra cella e quindi la Roma Bizanzio. Il baricentro, certo, il baricentro del tuo regno da un'altra parte. Bene, vabbè, ascolta, quelli che si mettono lì a cercare di costruire. Questo deve Sì, quelli che si mettono lì a giocare con gli egizi, cercando dei cinesi. di costruire il mondo, faranno in modo anche di spostare la capitale con precisione nel posto della nuova civiltà che gli è capitata. E del resto, se no. Veniamo all'ultimo aspetto. Che secondo me è quello un pochettino più controverso in questi giochi, che poi è quello, diciamo, della politica, della diplomazia, del commercio, no? Ci sono, perché dico più controverso? Perché è forse quello in cui l'autore ha, a mio parere, come nel militare, la scelta un po' più pesante da fare. Cioè, giochi come il vecchio Advanced Civilization, in cui praticamente buona parte del gioco è dovuto alla libera contrattazione tra giocatori, no? Un po' come in Catan, quindi io ti offro queste carte, no, dammele a me, no, allora ti do anche questo, se mi dai le carte non ti attacco. Diciamo la classica diplomazia libera al tavolo, no? Che poi, quando viene lasciata così molto a briglia sciolta, finisce per fare un buon 50% del gioco tante volte. Oppure la scelta invece di imbrigliare quello che è il commercio e la diplomazia all'interno di regole ben precise, a volte proprio anche, insomma, una struttura di gioco ferrea per cui tu non puoi scambiare risorse, non puoi scambiare soldi, le promesse che fai non sono vincolanti, gli scambi che puoi effettuare sono magari regolati da un mercato che fa parte del gioco e non sono liberi tra i giocatori. Ecco, questo tipo di giochi, questo tipo di punto, come lo vedi all'interno dei giochi di civilizzazione? Va gestito perché ci vale il tempo di gioco. Diciamo, può cambiare completamente tutto il flavor del gioco, oltre a aumentare chiaramente il tempo, come dicevi. Allora, nel Civilization Avalonia che tu citi, questa fase è forte il medio delle catastrofi, dando fregature passando le catastrofi, spacciandole per risorse, in realtà passo di inondazione a avversari. E questa cosa in quel gioco funziona, però è un gioco che in 7 dura 7 ore. Quindi per riuscire a bilanciare la parte diplomatica con la parte di movimento gestionale, eccetera, devi fare dei compromessi. Patch History, per esempio, la parte di commercio, la diplomazia non ce l'ha, ma il commercio lo strae, cioè crea, cioè, diciamo, muovere le pedine tra un giocatore e l'altro. Sono scelte. Avendo una missione più è quella di avere le carovane che vanno da un punto all'altro, però chiaramente è un gioco a parte quello, diventa un pick up and delivery, diventano Sì, un altro gioco, quindi c'è poi non c'è fase diplomatica, non c'è commercio, sense of neanche per time. questo.
c'è The Sands of Time della Spielberg che utilizza dei segmenti che diventano, diciamo, dei collegamenti carovanieri, e poi il gioco ha delle belle idee, purtroppo poi ha altri problemi, tra cui quello di trascinarsi veramente, veramente a lungo. E come tipo di giocatore, immagino tu, essendo più dal lato German, preferisci una diplomazia un po' più imbrigliata rispetto alla contrattazione libera. A me piace la diplomazia. A me piace la diplomazia. Io sono German, ma con i giochi brevi, i party game, giochi di non faccio problemi. Non sono molto American, nel senso che famosi giochi con miniature non li attirano tantissimo. Non disdegno una fase di scambio e neanche i giochi di contrattazione pura o di conversazione pura. In realtà questo tipo di meccaniche sono molto dipendenti dal gruppo di gioco. Io volevo fare un gioco che fosse adatto a tutti, giocabile a tutti. Insomma, introdurre una di diplomatica molto forte che andasse oltre lo scambio di katane, così capirsi. Non mi piaceva perché quindi ho deciso di lasciare proprio fuori la fase diplomatica di contrattazione di commercio. Ok, perfetto. Veniamo solo all'ultimo punto, che è semplicemente una spiegazione del nome, per chi non lo sapesse. The Golden Ages è anche una meccanica che è nel gioco, perché il gioco ha un meccanismo base fondamentalmente di, diciamo, piazzamento lavoratori, o comunque quando fai un'azione sdrai uno dei tuoi lavoratori. E poi quando uno passa, decide di passare, per ogni volta che il giro di azioni ritorna a lui, lui guadagna dei soldi. Perché praticamente lo sviluppo della sua civiltà si è fermato, se vogliamo, è entrato in un'età dell'oro e aumenta la sua ricchezza, ma lui non la civiltà non produce più, come dire, progresso. E gli altri giocatori ovviamente devono stare attenti a non fargli comunque guadagnare troppe monete, perché poi si serviranno per l'era successiva per comprare un sacco di cose. Anche questo meccanismo è, diciamo, c'è anche in altri giochi, però in questo caso è estremamente azzeccato perché ha una base tematica, se vogliamo. Il fatto che una civiltà a un certo punto raggiunge il suo apice, si siede su se stessa e comincia magari a produrre oro, a produrre senza nessuno sviluppo degno di questo nome, quindi nessuna espansione su mappa, nessuno sviluppo tecnologico, campa di rendita fino a che non collassa. La meccanica, ok, Luigi, ascolta, mi sembra che abbiamo... Vai. Che pure è fondamentale nel gioco, perché in realtà dà il paper, il timing agli altri giocatori, e lo sviluppo in realtà non era annunciato dall'inizio. Mi sono accorto che serviva e a un certo punto l'ho introdotta e il gioco è cambiato drasticamente. No, ci sta tutto. Ti faccio, dai, direi che siamo arrivati bene o male alla fine, ti faccio concludere se hai altre cose da aggiungere. Ma io, te, il canale per l'ospitalità, per la stima che verso di me, verso i miei giochi. E se vi va, se non li conoscete, vi invito a scoprirli, magari a commentarli, anche a criticarli, perché non è che sono esenti da critiche, anzi, se ne uscite, ci sono delle belle cose in arrivo, e dico perché sono immodesto, ovviamente. E grazie, stati qua in chat a commentare, a insultare e anche a fare complimenti. Ok. E Gerardi, ricevere le mie parole. Sono qualche anno che non lo... No, adesso mi sa che è caduta la connessione. No, c'è ancora? Sì, no, sono tornato. È fumettipallosi.org.
Allora, vado in conclusione io. Dunque, vi ricordo intanto che The Golden Ages di cui abbiamo parlato stasera è stato anche uno dei nominati del Goblin Magnifico, se non sbaglio, della prima edizione proprio. Visto che stasera abbiamo parlato di giochi di civilizzazione, vi do un paio di dritte, a parte quelli di cui abbiamo parlato del passato. Ce ne sono tre in uscita adesso a Essen, che sono di tre, diciamo, livelli di complessità diversi, quindi tre target diversi per tutti i gusti. Abbiamo citato Tapestry della Stonemaier Games, che possiamo considerare un family o poco, un po' più di un family, diciamo, un Kennerspiel, se vogliamo. Poi sta uscendo Era of Tribes, un altro gioco molto, diciamo, abbastanza interessante, molto, molto lineare, non ha grosse novità, ma è un gioco di civilizzazione completo che dovrebbe andare sulle 3 ore di gioco. Date un'occhiata anche a quello. Se invece volete proprio fare gli hardcore gamer, sta uscendo anche per la GMT Ancient Civilization of the Inner Sea. È un card driven, occhio che però, diciamo, sulla mappa, che anche in questo caso è fisica, è già evidente. L'espansione e la guerra sono trattati in modo molto molto astratto, quindi le carte sono rispecchiano eventi storici, ma dal punto di vista dell'espansione della guerra, ho letto il regolamento è abbastanza astratto, quindi date magari un'occhiata al regolamento prima di ordinare. Infine, ci salutiamo per il Goblin della trasmissione Fabio Z69, che ci sta dando una mano in questi giorni con le recensioni e anche le anteprime di Essen. Ci vediamo il giovedì 19 settembre con questa volta Alan D'Amico, quindi un disegnatore di giochi da tavolo, e da lui ci faremo dire in cosa consiste fare il disegnatore per questo fantastico mondo dell'editoria dei giochi da tavolo. Ci faremo raccontare anche un po' delle novità su cui è al lavoro, tra cui un Kickstarter che uscirà adesso a brevissimo, credo che esca proprio il 18 settembre. E noi quindi avremo Alan il giorno dopo, il 19. Ciao a tutti, stay gamer, stay goblin. Ciao. Ciao!